Ciao ragazzine, ragazze, scusate, non ragazzine, ragazze, come state? Spero bene. Allora, quadratura pessima, ma vabbè, dettagli. Aspettate che vi sistemo un po', se non mi cadete. Io non so perché questa cosa l'ho messa così male, ma vabbè. Che non mi cada questa cosa, perché niente. Siete un po' storte, ma pazienza. Allora, nuovo video vlog barra chicchericcio, come state? Spero bene. Io altrettanto sto bene, mi sono riacconciata le sopracciglia perché così non ne vedo più. A parte questo momento che lo devo ridepilare perché è una cosa inguardabile. E niente. Dunque, state bene? Io spero di sì, io sto altrettanto bene. E mi avete visto avanti a lavare i piatti? Sì, lo so, avete ragione, ho lavato i piatti. Con l'acqua da una parte che c'era il detersivo e dall'altra non va bene com'era, era lavello, vabbè, si deve lavare i piatti come dite voi, è vero, avete pienamente ragione, lo so. L'altra volta li lavo acqua, il prossimo video li laverò anche quando non faccio video, di lavarli con l'acqua che corre, insomma, con l'acqua corrente, perché sennò così c'è uno spreco in più di acqua, non so come ho letto nei commenti, però avete ragione, in effetti già, è vero. Dunque, cosa volevo dirvi di bello? Vi ho appena registrato il video su il Deplian dell'Euro, sì, dell'Euro Spin, ciao, vabbè, di sapone e profumi, e mi sta piacendo veramente tanto fare questi video. Il prossimo video sarà un video su Top Flop, quello che sarà, comunque sì. Vi parlerò degli stessi prodotti, ma almeno vi faccio vedere i miei stessi prodotti. Parlo dal make up alla cura della persona. Sì, lo so, sono noiosa, ma pazienza. Raga, che vi devo dire? Mi piace a me fare questi video. Poi non è che io compro ogni giorno una cosa diversa, no. Con quello che mi trovo bene io compro, ovviamente. Cioè, quando parlo tanto mi si formano queste cose qui, queste cose qui alla bavola alla fine delle labbra, e non alla bella, agli angoli delle labbra, non riuscivo a dirlo, però vabbè, ci siamo capiti. E niente, quindi tutto sommato sto cercando di fare meno video, ma non ci riesco, le vorrei fare di più, ma anche lì non mi riesce perché tante volte non è che non ho voglia, ma vorrei guardare più video e non ci riesco perché devo fare anche altre cose a casa, quindi non è possibile. Però vabbè, devo sforzarmi di fare, condividere di più con voi video. Le mie giornate, le mie quotidianità, niente. Quindi io sto bene. Tutti siamo a casa bene, tutti siamo a casa bene e stiamo bene tutti quanti. A parte io che ho due denti spaccati in bocca per la potenza di due starnuti, due, tipo dico due starnuti, che tanto che ero sia nervosa che altro, che ansiosa e tutto quanto, la potenza dello starnuto mi ha fatto sì che mi sono spaccata due denti in bocca. Non so come ho fatto, ma ho fatto e lo so, non è un bel sentire, però è la verità, è così, ragazze. Quindi cosa ho fatto? Ho chiamato subito il dottore, gli ho detto guardi così così, no. Poi ho anche due radici che mi si stanno, aspettate, cosa vedo io? Questo, se non lo metto a posto, mi casca per terra e anni di disgrazia, anche no. Ecco fatto. Allora, adesso lì dietro. No, lo vedevo lì, nemice, perché mi stavo truccando le sopracciglia. Ah, vi dicevo, ho chiamato il dottore, il dottore di fiducia di base, e gli ho detto che volevo togliermi questi denti e come potevo fare. Allora, mi ha fatto una ricetta per andare al maxillofacciale, e in più mi ha detto che quella dottoressa, quando sono andata direttamente al maxillofacciale, che devo aspettare almeno fino a un bel po' di tempo, perché non mi ha dato l'appuntamento, ma non ve lo posso dire perché
privacy. Ve l'ho già detto in altri video, se volete andate a guardarli altri video. Comunque vi ho detto semplicemente che non potevo stare lì ad aspettare, ma invece mi sa che devo prendere il farmaco. Ho detto batteria scarica, vabbè. E quindi ho preso un farmaco, sto prendendo tuttora un farmaco che mi aiuta a sgonfiare questa parte qui della mia, e anche poi sto facendo i gargarismi con il colluttore, in modo che tra la medicina, tra l'antibiotico e il colluttore si sgonfi di più. Voi direte, sì, ma non c'entra niente quello che stai facendo. Raga, io mi arrancio e mi tocca fare cosa dicono i medici, cosa dice il chirurgo del maxillofacciale di Sassari, quindi non mi posso ribellare alle medicine che mi danno, ai medici, scusate, che mi dicono. Raga, è così. Quindi, ragazzi miei, sì, praticamente stavolta devo fare come dicono loro e niente. Aspettate, perché qui ho la coda tutta fatta a schifo. Aspetta un secondo. Sì, lo so, vedete i capelli disastrati, ma appena posso me li rilavo anche quelli. Gli do una bella acconciata. Allora, non è detto che riesco a fare tutto in quel giorno lì, ma voglio sperare che appena vengono i miei, ovvero i miei zii, a firmare per quanto riguarda questa cosa qua dell'appuntamento, perché. Vabbè, firmare perché cosa? Perché devono fare un intervento e ci vuole sia il permesso mio che il permesso degli altri. Perché purtroppo non sapete certe situazioni mie, quindi mi devo anche adeguare a cosa dicono i miei zii, ma anche e soprattutto a chi mi devo operare, perché non posso dire cosa mi succede, però è bene sempre che ci sia qualcuno informato dei fatti. Ah, ora sono una cosa più decente, diciamo, va. Sì, diciamo di sì. Non mi fa impazzire, però meglio di quella era, che sembravo troppo. Boh. Sì, sembravo troppo vecchietta, però vabbè. Un po' di come dire, un po' di decenza ce la voglio in questo video, anche se i miei video fanno cagare, ma non importa un bel niente. Potete dire tutto quello che volete, ma io continuo a fare video schifosi, pazienza. Poi a me non importa di avere più chissà quante visibilità, chissà quanta visibilità su YouTube, pazienza. Comunque niente, ragazze e ragazzi miei, io sto benissimo con questo mio canale YouTube, mi trovo bene anche con chi mi guarda, mi segue e niente. Quindi, che dirvi? Voglio fare video di 8-10 minuti, ci riesco, non di più perché poi vi stancate. Comunque, gli altri video saranno più lunghi, già vi avviso. Questo invece sarà più corto. Quindi, cosa dire? Però intanto mi stanno arrivando tante notifiche da Instagram e da tutti gli altri social network, che vabbè, sono tantissime. Allora, vi ricordo, se questo video vi piace, mettete un bel like di supporto, un commento. E se vi iscrivete mi fate un gran piacere. Comunque, niente. Attivate ovviamente la campanella per rimanere aggiornati e noi ci si vede a un prossimo video. Comunque, niente. Ho già fatto una bellissima giornata, non so perché, ma ho fatto una bella giornata. Sì, così è. No, non sono uscita, se volete sapere, non sono uscita. Mi ho pulito tutta casa, ma non ho ancora spolverato in camera mia, chissà perché. Non ho ancora spolverato, vabbè, niente. Ciao ragazze, un bacio, a presto.